Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino. La sua squadra ha lavorato per cercare di tenere sotto controllo la fuga, però attenzione, perché 4 minuti, quando sta per cominciare la salita vera e propria, possono essere tanti, chissà. Potrebbero anche bastare, magari non per tutti questi 9, ma per qualcuno di loro. Intanto i fuggitivi sono al cartello che indica 25 km al traguardo. Si mantiene adesso il fiato, aiuta per prima nella rettilinea finale. L'urlo del pubblico accompagna gli ultimi 50 metri. Dai al traguardo, 19:42. Grande risultato cronometrico. Altro corridore che conosce molto bene questa salita, avrà fatta almeno una ventina di volte. Questo è il gruppo che adesso insegue con un ritardo di 4 minuti e 5 secondi, dunque hanno recuperato qualcosina, perché nel tratto, dicevamo che nei tratti di attraversamento dei vari paesi avevano perso altri 15 secondi quelli del gruppo. Andiamo in corsa. Per segnalarvi che l'andatura del gruppo è aumentata e già sono bastati i primi metri di salita per perdere 50 unità dal gruppo. Non ci sono nomi di rilievo, la maggior parte di questo gruppo comprende dei velocisti. Comunque andatura più elevata adesso, a voi la linea. In corsa, motocronaca 2. Sono andato a sentire i direttori sportivi degli atleti in fuga per capire se credono in questa fuga, se qualcuno di questi atleti può arrivare all'arrivo. Non crede molto in questa fuga e dice che secondo lui ci vogliono 6 minuti di vantaggio ai piedi della salita per poter arrivare, perché c'è vento contro forte e perché dietro non si è ancora mosso nessuno. Sulle condizioni del vento, perché potrebbe essere importante in una salita così. Fondamentale, con il vento contrario far la differenza è ancora più difficile, perché a ruota si sta molto bene, meglio. Per certi versi si ripete. Questa è una salita lunga, perché siamo intorno ai 20 km, però è comunque una salita pedalabile nella quale stare a ruota è fondamentale. Permetti, quello che io mi sforzo a dire dal sacco d'anni è sempre la stessa cosa. Non è il polso che deve dare la spinta alla pallina, ma il ventre. Ma capito, Moro? Eh? Oh, questo è il movimento. Il colpo deve essere secco, deciso, preciso. Un altro versante molto più impegnativo, in effetti, prima della presentazione. Non conosceva benissimo questi ultimi 20 chilometri, ma in questi ultimi mesi ha avuto modo di percorrerla tante volte. Ancora un chilometro e poco più e ci sarà l'inizio della salita. È purissima. Altissima. Purissima, levissima. Questa mattina siamo qui ad inaugurare una strada su un'iniziativa vostra. Sono tra le droghe più controverse al mondo. Non si tratta di cocaina, eroina o crystal meth, ma steroidi anabolizzanti. Vedremo come agiscono gli steroidi. A voi la linea. Anche sei minuti, me, 6 minuti mi sembrano tanti. Per me potrebbero anche esserne sufficienti solo 3 e mezzo, perché adesso forse è contrario, ma quando comincerà la salita, almeno questa mattina i primi chilometri di salita avevano il vento favorevole, poi negli ultimi 7-8, essendoci dei tornanti, in alcuni tratti è favorevole, in altri è contrario. Non dimentichiamoci che anche questa salita ha una pendenza media del 6%, vuol dire che saliranno a 25 all'ora, forse anche qualcosa in più, e quindi a ruota si fa meno fatica. Anche il gruppo è ai meno 25. E abbiamo visto anche in grafica le caratteristiche di questa salita, Davide, con un dislivello di 1207 metri, è lunga appena meno di 20 chilometri. All'inizio le pendenze sono intorno al 4-5-6%, il tratto più impegnativo è quello che va dai meno 8 ai meno 7, quel chilometro ha una pendenza media dell'8%. E secondo me lì potrebbero esserci i primi attacchi, ma vedremo. Sta per cominciare dunque la salita. Chilometri e 400 metri, dislivello 1205, e tempo impiegato 49:17, alla media di 23:620. Non è che conoscesse molto bene questa via di accesso, perché c'è anche un'altra strada più impegnativa, non è questa. Tra i tagliolini in bianco e le 6 pietine al vasetto. Ah, bravo, i tagliolini!